Sono Gianni Adamo dell'azienda Nico Franto di Perna di Campo Maggiore, Basilicata. E produciamo olio extravergine di oliva. L'azienda era di mio nonno, fondata nel 1968 e io rappresento la terza generazione. Ci occupiamo di tutta la filiera, dall'azienda agricola, quindi dagli uliveti, alla trasformazione con un frantoio a ciclo continuo che abbiamo comprato 4 anni e mezzo fa, e dal confezionamento, e poi cerchiamo di distribuire e fare fiere per promuovere sia il nostro territorio che i nostri prodotti. E produciamo e lavoriamo due varietà di olive, la Justa e la Maiatica, entrambe lucane. La Justa si trova solo a Campomaggiore, in un altro paesino della Basilicata, invece la Maiatica è un po' più diffusa in Basilicata. Perché queste due olive? Perché nonno iniziò a lavorare queste due olive riuscendo a macinare insieme le olive, non unendo gli oli, e dando questo olio che era molto delicato ma da un profilo organolettico elevato, abbastanza difficile da trovare. Col tempo abbiamo migliorato il procedimento e abbiamo scoperto che le proprietà di quest'olio che ci viene da queste due varietà erano davvero particolari. Riusciamo ad esempio a venderlo in farmacia perché abbiamo polifenoli altissimi, ma un gusto che non è squilibrato, non difficile diciamo, da abbinare ai piatti. Ci troviamo a Campomaggiore, definita città dell'utopia, perché nel 1641 il conte Teodoro Rendina fondò questo borgo che prevedeva non ci fossero disuguaglianze tra gli abitanti. Era arrivato a contare fino a 2000 abitanti perché ogni contadino venivano assegnati 2 ettari di terreno con l'obbligo di conferire al padrone la metà del raccolto di ulivi, dell'orto, di frutta, di viti. L'altra metà la serviva per il sostentamento. In più, per ogni pianta che voleva togliere ne doveva piantare altre 3, quindi oltre a una natura che diciamo agevolava perché completamente incontaminata e lontana da ogni tipo di contaminazione, serviva proprio a far sì che tutti gli abitanti vivessero nelle stesse condizioni. Si è parlato anche di un anticipo di socialismo giuridico portato in Basilicata. Non ha avuto questa grande diffusione perché purtroppo una frana alla fine dell'Ottocento distrusse il borgo, rimasero pochi superstiti che spostarono il paese a monte dove in condizioni più sicure, e in quella vallata sono rimaste queste coltivazioni che tuttora ci sono. Noi per esempio abbiamo degli ulivi secolari di coratina, e la coratina non è una varietà tipica lucana, ma è stata portata più di 200 anni fa, infatti sono tutti ulivi secolari, quelli da cui estraiamo un monocultivo di coratina, provenienti dalla Puglia, perché la moglie del conte era pugliese di Bitonto e come dono di nozze decise di regalargli questa distesa di olive per non farle sentire troppo la mancanza della sua terra, ecco. Ed è una storia molto molto bella da raccontare perché i ruderi ci sono tuttora ed è possibile visitare questa vallata dove c'è un orto botanico con varie coltivazioni differenti, perché crescono in un clima floridissimo. D'estate il clima non è eccessivamente caldo, ed inverno, nonostante le temperature siano molto rigide, essendo in questa vallata è protetto dalle montagne, dalle Dolomiti Lucane, che ne creano un microclima molto particolare e molto fertile per ogni tipologia di coltivazione. Il frantoio si trova nel paese, quindi all'interno del paese nuovo chiaramente, e lì abbiamo creato sotto il sistema di produzione nuovo, appunto a ciclo continuo da poco rinnovato, e sopra la parte dello stoccaggio e dell'imbottigliamento, con una terrazza degustazione, con una mini cucina dove con qualche chef ci dilettiamo quando abbiamo degli ospiti a fare delle piccole preparazioni per accogliere diciamo, i visitatori di Campomaggiore e del frantoio che hanno piacere a visitare la nostra zona, che adesso con Matera e con i Dolomiti Lucani in auge diciamo, ha preso importanza anche a livello mediatico. Forse non ancora non abbastanza, ma insomma, siamo sulla buona strada.